porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia, e chi è saggio, chi è maturo lo sa che non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono i santi neri, e se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Allora, un grossissimo applauso a Michele Maggioni e Francesco Ghislanzoni, sono veramente bravi. Allora, a questo punto non mi